Salve a tutti amici Prome Spagna della nuova Citroen C3 R5, l'ultima R5 a essere stata prodotta, quindi vediamo un po' come va questa vettura a confronto con la Polo GT che abbiamo provato anche Tieni la recentemente, sinistra su sempre 60, soddisfatto. 4 destra molto lunga, apre, 30, 5 destra su crinale, 3 sinistra lunga. In 5 destra, in 3 sinistra lunga, stringe 2. In 6 destra molto molto lunga, stringe 4 lunga. In 6 sinistra, in 4 destra. 50 su crinale, 3 sinistra stringe, in 4 destra, 100. 2 sinistra molto lunga, apre e stringe in 4 destra lunga, in 2 sinistra. Tieni la destra su 20, 6 sinistra, in 5 destra lunga stringe, apre lunga, 80. 5 sinistra molto lunga, in 4 destra, in 2 sinistra stringe. In attenzione 2 destra stringe, 2 sinistra. Tieni la sinistra su 100 su crinale, 6 destra lunga, 150. 5 destra taglia, in 6 sinistra. In 5 destra lunga, 120, 6 destra. 50, 4 sinistra stringe. In 6 destra lunga, apre, 60. 4 sinistra taglia molto, in destra lunga, apre, 30. 4 destra stretta, su 4 sinistra. 5 destra taglia molto, in 4 sinistra lunga, 50, 2 destra lunga. 60, attenzione non tagliare, 2 sinistra lunga, 2 destra molto lunga, 30, attenzione 5 sinistra lunga, stringe, 3, 30, 6 destra lunga sul traguardo, 80, allo stop. Oh, ottima prova speciale. Che dire amici, rispetto alla Polo mi sembra che la vettura forse sia un po' meno aggressiva di motore, ma la vedo molto 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 buona come tenuta di strada, come guidabilità, forse un lieve gradino superiore alla Polo GT. Nonostante tutto entrambe sono buone e appunto sono le ultime due R5 create, perciò devo dire che ottima vettura. E quest'anno la C3 protagonista anche nel campionato italiano con Luca Rossetti, quindi una vettura di sicuro valore, vediamo, è molto bella da vedere. In 4 destra, 100. Quindi niente, che dire, sono ottima questa R5, sono come delle WRC di pochi anni fa, quindi ottima potenza, ottima tenuta, mantengono molto la strada, sono potenti, quindi è chiaro che si può paragonare una R5 a una WRC di 10 anni fa all'incirca. Cambiano alcune cose a livello tecnologico, ma comunque sono vetture molto molto buone e molto apprezzabili. Dirti, mi piace sempre di più la grafica molto realistica, vediamo qualche difetto che chiaramente sul Play 4 standard ci sta. Non ho la versione più potente o addirittura quella PC dove la grafica è pressoché perfetta. Però posso dire che non mi lamento perché 120, la grafica destra è molto bella, perciò perché lamentarsi? Ognuno il suo, io gioco per divertirmi, quindi ho bisogno di PC ultra costosi e mi diverto così. Perciò che dire, chiaramente quando uscirà la Play 5 valuteremo l'acquisto, anche se mi sto troppo divertendo ancora con la 4. Acquisterò il volante e cercherò di acquistare una postazione racing, perché davvero penso che saranno il massimo per chi gioca come me, prevalentemente a giochi di auto. 50, 2 destra lunga. Quindi proviamo a fare questi acquisti, non subito perché comunque sono costosi, ma da qui a Natale ci provo. Molto lunga,
30. Starzo sicuro, la stazione vedremo. Attenzione, anche per poter fare dei gameplay dove si riprende anche 3. Starzo e postazione. Vi saluto amici, vi do appuntamento alla prossima prova speciale di Dirt 2.0.